A partire dall'VIII secolo a.C. e siamo alla terza fase del popolamento dell'Italia preromana, giungono sulle coste italiane i Greci e i Fenici, o meglio i Cartaginesi, che occupano una parte della Sicilia e che con i Greci si contendono il controllo del bacino del Mediterraneo occidentale. L'arrivo di questi popoli fu determinante per lo sviluppo dei popoli italici, il cui livello di civiltà, se è lecito fare questi paragoni, era nel complesso piuttosto basso. Essi costruivano villaggi di capanne o su palafitte, praticavano l'agricoltura e la pastorizia, esercitavano un commercio locale non su vasta scala. Determinante anche per lo sviluppo della città di Roma fu la presenza dei Greci nell'Italia meridionale. A partire dall'VIII secolo, infatti, i Greci colonizzarono quest'area dell'Italia. La prima colonia greca, infatti, risale al 770 a.C. circa, nell'isola di Ischia, l'antica Pitecusa. I Greci colonizzarono la Campania, in particolare Cuma, fondarono la città di Cuma e Napoli, ma anche occuparono anche la Calabria, fondando le città di Sibari, di Crotone e di Reggio. In Sicilia fondarono le colonie di Siracusa, Agrigento e Messina. Il numero e l'importanza delle colonie fondate dai Greci nelle regioni meridionali della penisola furono tali che l'area venne chiamata col nome di Magna Grecia, Grande Grecia. Queste zone meridionali della penisola furono le prime a essere chiamate Italia. Intorno al V secolo a.C. in Italia arrivano i Celti, detti Galli dai Romani. Chi erano i Celti? Era una popolazione che proveniva dalla regione compresa tra Reno e Danubio, quindi nell'Europa centro-settentrionale. Da qui i Celti avevano iniziato un vasto movimento migratorio, si erano spostati in Francia, in Spagna, in Inghilterra e in Irlanda. È proprio dalla Francia che i Celti arrivano in Italia e occupano tutta la pianura padana, specialmente lungo il corso del fiume Po, e aggiungendo poi intorno al IV-III secolo a.C. a occupare anche la costa adriatica. Le principali tribù celtiche con cui i romani ebbero anche dovettero confrontarsi furono gli Insubri, i Boi e i Senoni. Infine, uno dei popoli più importanti nel mosaico di popolazioni che caratterizza l'Italia preromana sono indubbiamente gli Etruschi, ma a questo dedicheremo un video a parte.